Io credo che il diritto alla legittima difesa, che passa anche per il possesso regolare, normato dalla normativa di un'arma, credo rappresenti un diritto per ogni cittadino, soprattutto in un momento particolarmente difficile della nostra società, dove i fenomeni di criminalità vanno a essere invasivi in maniera tale da poter entrare addirittura nelle case del singolo cittadino, che non ha poi la possibilità di potersi difendere in tempo reale. Allora, un effetto deterrenza come questo credo che vada utilizzato, ma soprattutto credo che sia una possibilità che tutti noi dobbiamo avere. La direttiva, che è stata ampiamente modificata grazie a un lavoro fatto da tutte le forze politiche, soprattutto da tutti coloro che desideravano garantire più equità a questa direttiva comunitaria, che è nata sotto l'enfasi e sotto l'emozione dei fatti tragici di Parigi e che quindi ha creato le condizioni poi per poter, sotto questa dimensione emotiva, andare a stringere ancora di più quelle che fossero le regolamentazioni che mettevano a disposizione le armi, non semplicemente degli appassionati, ma di tutti coloro che fanno attività legata all'utilizzo di questo strumento. Allora io penso che si debba e si possa ancora migliorare la direttiva attraverso una serie di emendamenti che potranno essere presentati nella sessione plenaria di Strasburgo, dove abbiamo la possibilità di votare in maniera differente la proposta che è uscita dalla Commissione. Io credo che questo non accadrà per un dato oggettivo. La direttiva antiterrorismo che il governo italiano ha messo in campo nel 2015 norma in maniera assolutamente puntuale e precisa il possesso delle armi, ma soprattutto anche quello dei caricatori, che è stato uno dei grandi problemi che abbiamo dovuto affrontare nella discussione della proposta della Commissione europea. La normativa italiana è particolarmente rigida, mette tutti nelle condizioni di avere le informazioni, e parlo di questo database che le forze dell'ordine hanno a disposizione, e poi la regolamentazione per il possesso delle armi, che nel nostro Paese è fatta in maniera assolutamente puntuale. L'errore di fondo è stato, da parte della Commissione europea, non aver utilizzato le grandi esperienze che ad esempio in Italia abbiamo messo in campo. Io faccio esattamente questo lavoro, cerco di spiegare ai miei colleghi e soprattutto cerco di fare questo lavoro nella maniera più trasversale e ampia possibile, diffondendolo, proprio perché questa direttiva comunitaria non va al cuore del problema. La direttiva è nata con due premesse che credo non abbiano consentito poi di ottenere il risultato, ovvero la lotta al terrorismo e la lotta alla criminalità organizzata, soprattutto per il traffico illegale d'armi. Il terrorismo si muove su canali assolutamente diversi e alternativi a quelli che i normali appassionati utilizzano, e ci mancherebbe che non fosse così. Il traffico illegale d'armi ha altri canali anch'esso, e io penso che da questo punto di vista l'errore dell'Unione Europea, ma soprattutto dei burocrati dell'Unione Europea, è aver pensato e costruito una direttiva che non va a intercettare questi due bisogni che sono di tutti, terrorismo e criminalità organizzata, come obiettivi da colpire. Quello che vogliamo e possiamo fare quindi è un lavoro assolutamente puntuale, tenace, continuo e costante per arrivare alla votazione di Strasburgo nella maniera più coesa possibile. Per tutti coloro che vogliono difendere i diritti dei legittimi possessori d'armi. Dall'altra parte invece occorre dire che questa direttiva, che dovrà essere poi recepita da tutti gli Stati membri nella comunitaria nazionale, deve essere interpretata nella maniera più tutelante per chi in Italia ha il possesso di un'arma, sia esso cacciatore, sia esso semplice appassionato o colui che svolge attività sportiva, proprio per garantire che le norme italiane, che sono già particolarmente stringenti, non vengano attaccate in una maniera assolutamente inutile da quello che la Commissione europea ha voluto proporre e soprattutto condurre sino ad oggi.